direi che è una degna conclusione. In realtà non abbiamo ancora finito con l'anno dello sport, però insomma ormai siamo quasi alla conclusione. È una degna conclusione in un luogo simbolo, che è l'offerta di punta della nostra impiantistica sportiva. Sapete quanto la realizzazione di questo palasport ci ha impegnati, se posso dire, mi ha anche molto impegnato, e per me ecco sempre una grande emozione, soprattutto vedere la reazione delle persone che entrano in questo luogo, che voi stessi avete potuto constatare che è anche una reazione di incredulità e di meraviglia. Un anno fantastico in termini di risultati, ma anche di apprezzamento e condivisione, di crescita sportiva della nostra città. Ci sembrava una grande opportunità quella di celebrare, come abbiamo fatto anche negli anni scorsi, all'interno di grandi eventi, le eccellenze del nostro territorio, e anche un momento di festa di tutta l'annualità, e soprattutto farlo qui al Palasport, che è già stato protagonista di grandi eventi internazionali, ma questo per noi è un grandissimo evento dal punto di vista del nostro progetto e proprio della rappresentazione di quello che vuol dire da una parte questo impianto, ossia un'operatività 7 giorni su 7 che passa dall'attività di base ai grandi eventi, così come lo è stato il progetto di Genova Capitale Europea dello Sport, perché oltre un palinsesto ricco di eventi sportivi ha portato avanti iniziative e progetti volti proprio a diffondere la cultura dello sport, i suoi valori, in abbinata ad investimenti sulle infrastrutture, tanto i palazzetti, gli impianti sportivi, ma anche le aree pubbliche, perché siamo andati a sportivizzare già una parte della nostra città con l'inserimento di aree di libera fruizione, uno sport per tutti. Ci godiamo proprio tutta l'annualità di sport per poi passare il testimone alla Regione Europea dello Sport, dove Genova sicuramente farà da protagonista e porterà avanti tutto l'attività e il lavoro svolto in questo anno, e anche l'eredità di quello che sarà Genova Capitale Europea dello Sport. Ultimo mese che ci divide dalla fine di questo 2024, quindi sarà sicuramente un testimone che accolgo con grande onore, ringraziando tutta l'amministrazione di Genova per questo 2024 ricco di eventi, un palinsesto davvero ricchissimo di eventi. E quindi il 25 è ormai alle porte, spalanchiamo le braccia a questo anno in cui davvero vorremmo, e cercherò di impegnarmi il più possibile per far comprendere come davvero il territorio ligure sia un territorio a misura di sportivo. Cercheremo di incentivare quello che è il turismo sportivo, quindi dare accoglienza non soltanto per far conoscere le bellezze del nostro territorio, ma anche per far comprendere davvero come la struttura di questo piccolo territorio stretto tra monti e mare in realtà possa davvero essere virtuoso sotto il profilo sportivo.